Ciao a tutti, benvenuti. Vediamo in questo video come far innamorare follemente un uomo senza sforzo. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e ti ricordo che se vuoi fare una piccola donazione al canale, basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino super grazie e fai una piccola donazione per dare un contributo al canale. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. E veniamo al tema come farti amare follemente da un uomo senza sforzo. Allora, ci sono tantissime donne che pensano che per far innamorare un uomo bisogna fare chissà quale sforzo della Madonna, farsi amare da un uomo richiede impegno, dedizione. Essere devote, essere disponibili, questo è un po' un luogo comune, no? Soprattutto se un uomo ti piace. Ed è per questo motivo che è più facile che fai innamorare uno che non ti piace, rispetto a uno che ti piace. Perché con quello che non ti interessa, con quello che non ti piace, non metti in atto questi comportamenti nefasti. Non metti in atto questi comportamenti da zerbina, non metti in atto questi comportamenti da bisognosa. Donna bisognosa, donna rognosa, donna bisognosa, donna noiosa. E questo devi tenerlo in considerazione. Devi tenerlo in considerazione perché se tu in qualunque momento fai di tutto per essere disponibile, insomma, metti sforzo, energie, verrai data per scontata, verrai data per scontata. E lui non ti prenderà neanche in considerazione. E lui se ne fregherà altamente di te. Non gli interesserai. Non sarai una donna in grado di stimolarlo, non sarai una donna in grado di dargli quella tensione emozionale, quell'emozione che riesce a coinvolgerlo, che riesce a sedurlo, che riesce a farlo innamorare. Tra l'altro, essendo disponibile ed essendo, tra virgolette, fedele e come dire, essendo come l'arma dei carabinieri nei secoli fedele, non gli darai la possibilità di viversi la competizione con altri uomini. Sembra strano, ma un uomo si coinvolge quando vive la competizione con altri uomini. È perché questo fa parte della natura del maschio, che è sempre andato a caccia delle sue prede. Da quando c'erano gli uomini primitivi che andavano, come dire, a caccia, le prede doveva conquistarsele, anche le donne, anche le femmine doveva conquistarsi. Se voleva diventare maschio alfa, doveva combattere con altri maschi per avere finalmente accesso alle prede. E questo non fa parte solo degli uomini. E ripeto, oggi siamo nel 2023, ma potremmo essere anche nel 2024, nel 2025, nel 2036. Non cambia niente perché la grande ominizzazione è durata millenni, anzi decine di migliaia di anni, se non per meglio dire centinaia di migliaia, dipende un po', insomma, comunque come dire, l'epoca moderna è un piccolo frammento, quindi a livello di codice genetico, diciamo, a livello di istinto, conta pochissimo. Nella filogenesi dell'essere umano
è molto molto più importante tutto il vissuto primitivo, quello a livello proprio istintivo profondo, che si è sedimentato nelle centinaia di migliaia di anni in cui l'uomo è su questa terra. E quindi è molto importante per il maschio viversi la competizione, perché se si vive la competizione con altri uomini, istintivamente pensa che quella donna sia di valore. E le donne che invece sono subito lì disponibili, se le fa, se le porta a letto, ma non le considera donne di valore. Non le considera assolutamente donne di valore, le considera donne di scarto, donne di serie B, donne per le quali non proverà mai nulla, non si innamorerà, non soltanto non si innamorerà follemente, ma non si innamorerà per niente! E quindi, se vuoi farti amare senza, da un uomo follemente e senza sforzo, devi fare semplicemente, come dire, non dargli attenzioni, non prenderli in considerazione, dimostrare che ti interessa poco, sarà lui a dover fare delle cose, ovviamente presentandoti come una donna attraente, femminile, appetibile, perché è ovvio che se sei uno scorfano, ma oggi nessuna donna è uno scorfano, basta che si diciamo che si rende più carina, che si rende, insomma, che si prende cura di sé fisicamente, andando in palestra, facendo delle cose, beh, otterrà dei grandi risultati perché da un lato sarai appetibile, quindi stimolerai, come dire, la sua parte istintiva. Ho già spiegato in tanti video come fare. Dall'altro non sarai disponibile, ma non sarai disponibile perché lavorerai in parallelo. Questo è quello che devi fare. Devi agire in parallelo con tanti uomini. Quindi devi presentarti attraente a tanti uomini, non a uno, a tanti. Perché poi saranno loro che, come dire, in qualche modo interagiranno con te e interagendo in tanti con te, inevitabilmente gli uni verranno a sapere degli altri. Attraverso i social, attraverso le cose, insomma, non dovrai neanche tu dirglielo, ci penseranno loro in qualche modo a venire a conoscenza degli altri. Quindi tu senza sforzo, perché tu non ne consideri neanche uno di questi, li consideri poco, interagisci poco, insomma, cioè dai poche gratificazioni, ti dimostri soltanto appetibile, femminile, sensuale, di valore, di classe, seducente. E loro, interagendo tra tanti così, saranno loro a entrare in competizione uno con l'altro, quindi saranno loro a valorizzarti. Più uno ti cercherà, più l'altro cercherà di, come dire, di apparire meglio di quell'altro. E quindi questo mix, diciamo, di cose farà sì che tu, senza sforzo, prenderai, poi sceglierai in funzione dei tuoi obiettivi o quello che ti interessa di più o anche più di uno, mantenendo sempre qualcuno, comunque anche quando ne scegli uno, mantenendo sempre qualcun altro, come dire, al caldo, tenerlo al caldo perché questo qui al caldo avrà comunque la funzione di garantire sempre un minimo di competizione con gli altri, quindi l'esclusiva totale, poi eventualmente, non so se per caso questo ti sposa, ci fai 6 figli, vabbè, poi le cose possono cambiare. Ma in linea di principio mantenere sempre diciamo, una situazione in cui tu sei piacevolmente, diciamo, come dire, interagente con tante persone, mantenendotene sempre qualcuno al caldo, nel senso che non è che devi fare anche qua degli sforzi, ma ogni tanto un messaggino, rispondere, un mess più che altro rispondere ogni tanto, manifestandoti, insomma. E quindi senza sforzo ti farai amare anche da più di un uomo. Questo è il vero segreto della seduttrice. E quindi metti un like se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, naturalmente attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video
Ti ricordo inoltre che se vuoi fare una piccola donazione al canale, anche solo un caffè, ben accetto, basta che vai sotto il video, clicchi sul tastino apposito super grazie e fai una piccola donazione. Se invece vuoi usufruire degli esclusivi vantaggi degli abbonamenti, basta che vai nella home page, tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti, se non lo vedi con l'app del cellulare per il computer, e selezioni l'abbonamento che preferisci. E per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo video. Bene, bene, ciao a tutti, al prossimo video. Mi raccomando, sempre alta l'asticella dell'autostima. Ciao a tutti.